Ciao! Buon Halloween in ritardo! Lo so, era ieri, però oggi è domenica e oggi è la giornata ideale per maratonare un po' di film di Halloween. Io ora te ne voglio consigliare ben tre, ed il primo in questione è questo. Il primo film che ti voglio consigliare è su Netflix, Guida per Babysitter a caccia di mostri. È un film che mi ha tenuto molta compagnia, è pauroso al punto giusto, coinvolgente, accattivante, gli effetti speciali mi sono piaciuti molto e devo dire che lo riguarderei volentieri. Sì, molto molto volentieri. La protagonista è, come già ti avevo detto, una ragazza che fa parte del cast del film Una strega imbranata. Sì, film della serie TV Una strega imbranata. E devo dire che sì, super consigliato, divertente al punto giusto e top. Sì, bello. Secondo film che ti voglio presentare, sempre su Netflix, e parliamo di questo. L'altro film che ti voglio consigliare è Hubie Halloween. La storia è quella di Hubie Dubois, che viene sostanzialmente preso per il culo da tutto il paese di Salem. Allora, già il fatto che un paese si chiami Salem, fantastico. È molto più pauroso di quello delle Babysitter, però è super divertente. Cioè, anche questo io e mio marito ci siamo veramente, veramente spanciati. Quindi non posso non consigliartelo. Cioè, veramente. Qua Adam Sandler, secondo me, è stato un grande. Mi ha infastidito la sua parata più così. Però mi è piaciuto un sacco e quindi anche questo super consigliato per un Halloween spaventoso. Ed ora, ultimo film che ti voglio consigliare, questa volta parliamo di Disney Plus ed è questo. Ultimo film di cui ti voglio parlare e che ti consiglio di vedere è Invito a cena col vampiro, mi pare che sia. O Invito a cena con vampiro, vabbè, questa è la storia di due ragazzini, un fratello e una sorella, che vengono messi in punizione. Il fratello non può più andare ad un concerto a cui tiene moltissimo e per cui ha un pass. La sorella non può uscire per il suo appuntamento amoroso e perché prende per il culo il fratello sostanzialmente. I due, per levarsi dall'impiccio la madre, decidono di organizzarle un appuntamento, ma l'appuntamento si rivela particolarmente insidioso. Perché? Perché il pretendente della madre non è altri che un vampiro. E da qui comincia una serata molto, molto, molto turbolenta. Quindi i due fratelli, con l'aiuto del fratellino più piccolo, devono cercare di salvare la madre da questo terribile vampiro. Ammetto che il film è degli anni 80, mi sa, e gli effetti speciali sono quello che sono. Però io l'ho trovato davvero molto carino, anche qui divertente, e soprattutto gli effetti speciali mi hanno fatto molto sorridere, proprio perché sono un po' vecchiotti. Però devo dire, un film molto piacevole. Te lo consiglio. Volevo poi consigliarti di guardare anche la serie TV, perché sì, è La Biblioteca della Magia su Netflix, ma non è proprio a tema Halloween come pensavo, quindi su questa sorvolerei. E sorvolerei anche su Halloween Town, che sì, carino, c'è il primo, il secondo e il terzo, io mi sono fermata al primo. E non ho tutto questo entusiasmo per guardare anche il secondo e il terzo, perché li ho trovati un po'. Comunque sia, se vuoi ci sono anche questi. Ciao e buon Halloween!